vita mia, vita mia. Unica ragione tu della mia vita. Il libro Toni del Monaco, un artista in punta di piedi, di Giancarlo Colaprete e Ferrando Fratarcangeli, è stato premiato con la selezione d'onore alla 33esima edizione del Premio Firenze di Letteratura ed Arti Visive. Un importante riconoscimento per il volume dedicato al cantautore di Sulmona, che sta ottenendo significativi riscontri in tutta Italia e che avrà il momento clou lunedì 28 dicembre alle 21 al Teatro Comunale Maria Caniglia, con una serata dedicata a Toni del Monaco. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 5 dicembre nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. In questa bella ed elegante raccolta di ricordi e testimonianze sulla figura del popolare cantante abruzzese precocemente scomparso, rivive con parole e immagini una grande e ripetibile stagione della musica leggera italiana, si legge nella motivazione della giuria. Si tratta di un meritato riconoscimento per gli autori e per l'associazione culturale Nomadi Fan Club Un Giorno Insieme, presieduta da Vincenzo Bisestile, che con forte determinazione e vivo senso di lungimiranza hanno creduto già solo in questo primo momento al progetto Toni del Monaco, artista di cui quest'anno ricorrono 80 anni dalla nascita e 23 anni dalla scomparsa. E torna a vive troppe cose che credevo morte ormai, e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un mondo nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio.